Tragedia alla terza tappa del Giro d'Italia. Il ciclista belga Wouter Weiland, 26 anni, è morto per una drammatica caduta. Ne parliamo con Angelo Costa, inviato di Quotidiano Nazionale. Angelo, che cosa è successo? È successo quello che purtroppo accade ogni tanto ai ciclisti, quello di cadere in discesa. È successo però nella maniera più forte, più drammatica, in maniera tragica. E questo ragazzo stava scendendo con il gruppo e questa discesa, che non era neanche di quelle considerate più impegnativa, quando probabilmente ha urtato con un pedale il muretto della strada nel voltarsi per controllare chi lo stava seguendo, ha perso l'equilibrio ed è andato a sbattere con la faccia frontalmente contro un altro muretto, probabilmente perdendo già conoscenza, anzi sicuramente perdendo conoscenza lì e poi procurandosi ferite tali che dopo neppure un'ora hanno reso ufficiale la sua morte. Ecco, ovviamente l'atmosfera è di dolore e di grande tristezza, annullata la cerimonia di premiazione di tappa. Che cosa si respira lì? Com'è l'ambiente? Ma io ero sul traguardo quando è successo l'incidente ed è stato come se all'improvviso da una radio avessero tolto il volume, azzerato il volume. Chi era sul traguardo ha capito subito, l'unica immagine che la RAI, che con molta dignità poi ha tolto qualsiasi tipo di inquadratura del ragazzo, aveva già fatto capire tutti. Si è passati dalla preoccupazione alla speranza, ma anche questa si è spenta. I corridori che non sapevano di quanto fosse accaduto al loro collega sono arrivati al traguardo chiedendo informazioni. Una scena che ahimè ha ricordato quella che si era vissuta nel 95 all'epoca di Casartelli. Cercavano risposte, cercavano soprattutto speranze. Un compagno di Weiland, l'italiano Viganò, ha detto: c'è stato un incidente, un mio compagno, vado al pullman a chiedere come sta perché speriamo che se la possa cavare. Purtroppo non è successo. Ecco, e hai avuto modo di parlare con qualcuno degli altri ciclisti dopo la terribile conferma? Ma sai, i ciclisti avevano poco da dire, chi l'ha visto è rimasto passando ovviamente lungo la discesa perché era subito dietro o più in ritardo, dice di essere rimasto subito molto impressionato anche perché Weiland perdeva sangue dalla bocca e un ciclista capisce subito se è una caduta grave. Qualcuno si è aggrappato al ricordo di altre cadute come quella del tedesco Voigt che 2 anni fa al Tour in una discesa cadde e sembrava veramente ormai spacciato e invece si è ripreso e sta continuando a correre. Ho visto massaggiatori meccanici con le lacrime agli occhi aggrapparsi appunto a questa speranza che è durata poco più di un'ora, almeno fino a quando non è stata confermata la notizia del decesso. Ecco, domani che cosa accadrà? Il giro partirà regolarmente? Ma come hai detto tu, intanto è stata tolta tutta la scenografia e la coreografia delle premiazioni che sono state effettuate doverosamente, ma in forma assolutamente controllata, senza quindi eccessi, musica, eccetera. Adesso siamo in attesa di capire che provvedimento prenderà l'organizzazione, come ricordare questo ragazzo che, ironia del destino, un anno fa, proprio alla terza tappa, aveva conosciuto il suo momento di gloria più bello perché aveva vinto in Olanda la tappa di Middlesbrough. Benissimo, noi ti ringraziamo Angelo e a risentirci. A voi. Grazie.